quando nel Novecento Nietzsche muore, termina i suoi giorni, Gabriele D'Annunzio scrive un componimento in versi lunghissimo, non fra i suoi più celebri e fra i più, come diciamo, amati, che ha come titolo Per la morte di un distruttore. Ora, non vi leggo alcuni versi, magari lo faremo nelle prossime lezioni, ma è il titolo che mi interessa, Distruttore. Ora, al di là della lettura che il poeta ha dato e ci ha consegnato di Nietzsche, al di là di un'esaltazione retorica e in parte anche, come dire, per certi aspetti ridondante, a parte questo, mi interessa il titolo, Distruttore. Eh sì, perché ragazzi, Nietzsche, vorrei presentarvelo e ve ne vorrei parlare, come un grande distruttore di tutta la filosofia moderna, di tutto l'edificio della filosofia moderna, che a suo dire, e anche a nostro dire, perché questo è un fatto, come dire, condivisibile, un aspetto condivisibile dell'analisi di Nietzsche, si era sempre fondata su una metafisica, su una metafisica, cioè sull'idea che la ragione cartesiana, lo spirito hegeliano, fisica, cioè sull'idea che la ragione cartesiana, per esempio, lo spirito hegeliano, e se andiamo ancora indietro, le idee platoniche costituissero la base di verità, di certezza, la base di verità su cui costruire la conoscenza, costruire la vita, costruire la ricerca, qualsiasi ricerca, in particolare la ricerca filosofica. Ok? Quindi Nietzsche è un distruttore, dopo lo vedremo quando elencheremo i temi fondamentali della sua filosofia, della modernità, della filosofia moderna e di tutte le, possiamo dire, colonne sulle quali questa si era fondata, che sono in fondo colonne antiche, perché vedremo Nietzsche le fa iniziare, l'edificazione di queste colonne la fa iniziare addirittura dalla filosofia socratico-platonica. Quindi dalla classicità. Nietzsche dunque è il grande distruttore, ed egli stesso amava, amava definirsi così, filosofo con il martello. Io faccio filosofia con il martello, cioè sto con un martello in mano e sono pronto a distruggere tutto quello che fino a questo momento è stato detto, tutto quello che la filosofia ha detto fino a questo momento, da Platone in avanti. Il filosofo col martello, il distruttore di D'Annunzio, o quello appunto che, come amava definirsi lo stesso Nietzsche, filosofo col martello. La filosofia come distruzione. Potremmo dire con Nietzsche finisce la filosofia moderna. È un filosofo contro la filosofia. C'è un nuovo modo di filosofare in Nietzsche, che non so se possiamo ancora chiamare filosofia, se i canoni della filosofia che abbiamo visto fino a questo momento, visto che i canoni della filosofia che abbiamo visto fino a questo momento, vengono distrutti. Quindi Nietzsche, filosofo di distruzione, filosofo di rottura, di distruzione di tutta la metafisica occidentale, fondata sostanzialmente sull'idea di ragione, sul primato di ragione, sul primato del pensiero, su tutti gli altri aspetti della vita. Ok? Questo è stato il fondamento della metafisica moderna, secondo Nietzsche, la centralità della ragione, del pensiero. Ecco perché vi ho fatto l'esempio della res cogitans cartesiana, dello spirito hegeliano, dell'io penso kantiano. Sono tutte declinazioni della stessa metafisica, secondo Nietzsche, cioè della dimensione del pensiero che ha il primato sulla dimensione della vita. Della vita intesa come vita sensibile, della vita dell'istinto, della vita delle passioni, della vita come corpo. Nietzsche si mette di traverso a tutta questa tradizione che egli, ripeto, fa derivare, fa, come dire, individua, la cui origine viene individuata nel pensiero platonico, quindi addirittura alle origini del pensiero occidentale, all'origine del pensiero classico. Da lì tutta la tradizione filosofica aveva detto una cosa sola, dice Nietzsche, il primato del pensiero, della dimensione del pensiero su quella fisica, sensibile, del corpo. Con Nietzsche si avrà una grande, come possiamo dire, rivolta contro questa metafisica occidentale, che poi è il pensiero occidentale in assoluto, in tutte le sue declinazioni. E la rifondazione di un nuovo modo di filosofare, potremmo dire antisistemico, di distruzione, non sempre facile da comprendere, portato avanti con uno stile nuovo, diverso, che proveremo a vedere.
anche attraverso la vita di Nietzsche, che è una vita tumultuosa, una vita avventurosa, una vita particolare, la vita di un uomo solo, di un isolato, di un randagio, di un apolide. Chi è l'apolide? Quello che non ha più una nazione, che vaga da paese a paese alla ricerca di quella tranquillità che non troverà mai, anche per motivi di salute, anche per i motivi legati alla sua salute mentale, perché la vita di Nietzsche è inscindibilmente legata alla pazzia. E adesso ne parleremo, perché è molto interessante. Dunque, attraverso anche la sua vita vedremo le tappe della sua filosofia e poi alla fine di questa lezione faremo una ricognizione sui temi della sua filosofia, di cui la distruzione della metafisica occidentale è senza dubbio il punto centrale. Quindi ho voluto presentarvi, per andare al punto, Nietzsche come il grande distruttore, prendendo in prestito le parole di D'Annunzio, come il grande distruttore della filosofia moderna e della metafisica occidentale. Nietzsche nasce nel 1844 vicino Lipsia, in un villaggio che si chiamava Rocken. Vicino Lipsia, nel 1844, e tutta la sua vita la trascorrerà con le donne. Con le donne, con la madre e la sorella, perché il padre muore quando lui è ancora un bambino. Il padre era un pastore protestante. Il padre di Nietzsche era un uomo tutto d'un pezzo, classico pastore protestante, ligio al dovere, fautore di una rigorosa moralità a metà strada fra quella protestante e quella prussiana, quindi un impasto notevole, diciamo, di rigore prussiano e protestante. E questa figura paterna mancherà molto a Nietzsche in futuro, tanto che egli scriverà cose terribili sulle donne della sua vita, la madre e poi soprattutto la sorella, con cui avrà un rapporto di amore ed odio, che accuserà tutto nei momenti di, come dire, scivolamento verso la follia, di aver, diciamo, contribuito a rovinare la sua esistenza. È curioso perché proprio la sorella Elizabeth poi sarà colei che conserverà tutta la sua opera e la archivierà a Weimar. Sì, Weimar, la stessa città della Repubblica, nel famoso archivio Nietzsche, che purtroppo sarà usato e strumentalizzato anche dalla politica, e dalla politica più becera, bieca, perché i nazisti se ne approprieranno, trasformando un pensatore che nulla aveva a che fare non solo col nazismo, ma in generale con la politica, in un pensatore quasi precursore di un'idea, come dire, non dico simile, ma vicina a quella che sarà poi l'idea, una certa idea, una certa spiritualità nazista. Nietzsche infatti sarà nazificato e la sua, diciamo, potremmo dire, il suo sdoganamento, la sua denazificazione sarà molto, diciamo, avverrà molto in là con gli anni, soltanto dopo, molti anni dopo la Seconda Guerra Mondiale. Ve lo dico perché c'è un problema appunto di studi nicciani che sono ripresi soltanto a partire dagli anni 60, perché l'immagine di Nietzsche era stata sporcata, quasi stuprata, direi io, da questa strumentalizzazione, da questo utilizzo, questa appropriazione indebita che ne fu fatta da certi intellettuali del Terzo Reich, possiamo dire così. Elizabeth, sua sorella, contribuirà a questo triste destino perché aveva sposato un ex militare di idee nazionaliste antisemite e ella stessa era antisemita e dunque utilizzerà le opere del fratello e i suoi rapporti di vicinanza addirittura con i nazisti per fare dell'archivio Nietzsche di Weimar, a partire dal 1933, uno dei punti di riferimento della cultura nazista, nazionalsocialista in Germania. Questo è un grande problema storico, filosofico e di interpretazione anche di Nietzsche, che è noto come la nazificazione del pensiero di Nietzsche. Vi dico subito che Nietzsche con la politica non c'entra proprio nulla, è un pensatore, potremmo dire, antipolitico o possiamo dire estraneo proprio alla politica, all'idea dello Stato. Lo vedremo nel corso del nostro discorso. Quindi la sorella avrà questo compito, anzi si incaricherà di conservare le sue opere, quindi il destino, diciamo, poi delle opere di Nietzsche sarà purtroppo un destino triste, spiacevole per molti decenni. Era nato nel 1844, dicevo, è cresciuto praticamente insieme alle donne della sua famiglia, il padre scompare subito, questo punto di riferimento viene meno. È uno studente modello,
studia al collegio noto, famosissimo al tempo, scuola superiore intendo, di Pforta, scritto proprio PF, Pforta, un celebre collegio rigorosissimo, difficilissimo, dove si formava la migliore, diciamo, intellettualità prussiana. Siamo ancora in Prussia, ovviamente, non c'è ancora la Germania, no? Siamo ancora prima dell'unificazione tedesca. Un'unificazione tedesca che non toccherà minimamente Nietzsche, a testimonianza del fatto che l'idea di Stato nazionale, in generale la politica, era distante anni luce da lui. Ed era uno studente rigorosissimo, era una specie di enfant prodige, di bambino prodigio. I suoi studi universitari si orienteranno verso la letteratura greca, la filologia classica, ragazzi. Studierà a Lipsia e si laureerà proprio in filologia classica, che sarà poi la materia che egli insegnerà. Vedete, c'è questa particolarità, non è un filosofo dunque di formazione, ma un filologo classico. Il greco, la cultura classica, è l'oggetto dei suoi studi. E giovanissimo si laurea e inizia a insegnare, che ha meno di 25 anni, inizia a insegnare all'università. Inizia a insegnare all'università di Basilea, è lì che entra come professore universitario, quindi non più in Germania ma in Svizzera, e questa sua avventura, breve vedremo, di professore universitario inizia nel 1869, quindi nel 1869 a Basilea, e a Basilea diventa una specie di grande, diciamo, outsider della filologia classica, intendo dire, cioè, che fa scalpore, o poi lo vedremo bene nel dettaglio, la sua diciamo capacità di rinnovare gli studi classici, che poi, diciamo, confluirà in un'opera del 1872 che ha come titolo La nascita della tragedia, che non solo è un'opera che parla di classicità, appunto, della tragedia classica, ma anche la prima opera filosofica, possiamo dire, di Nietzsche. Perché è un enfant prodigio? Perché è fuori dai circuiti accademici che contavano e entra subito in rotta di collisione con i grandi, diciamo, accademici che in quel momento insegnavano a Basilea o comunque in Europa, perché la sua visione della classicità, vedremo, è una visione totalmente rivoluzionaria, sì. In questa opera, infatti, vedremo Nietzsche, che è l'opera, diciamo, che segna tutto il suo primo periodo, il primo periodo della sua vita di studioso, Nietzsche rovescia la classica interpretazione della classicità come il mondo fondato sull'ordine e l'armonia, facendo entrare invece in questa interpretazione canonica della classicità l'elemento irrazionale dionisiaco. Quindi non ci presenterà più la classicità come un mondo lineare e armonioso, ma un mondo di conflitti fra razionale e irrazionale, fra apollineo e dionisiaco. Questo nella nascita della tragedia. Questo gli porta fama, ma anche grandi, diciamo, attira sulla figura di Nietzsche anche grandi polemiche e si fa dei nemici. Ma chi è questo Nietzsche che ha nemmeno 30 anni, ha poco più di 20 anni, diventa già professore universitario e viene fuori con questa opera che distrugge completamente l'interpretazione classica? Chi è questo Nietzsche che si fa già dei nemici a poco più di 20 anni? Vedete, già insegnare, avere una cattedra universitaria a poco più, era una roba straordinaria dal punto di vista, diciamo, accademico, no? E non solo così giovane entra come professore universitario a Basilea, ma scrive anche un'opera che rompe completamente con l'interpretazione tradizionale della classicità. Il periodo di Basilea, ragazzi, dura dal 69 fino al 79. Sono 10 anni che costituiscono anche il primo periodo della filosofia nietzschiana, di un pensiero di Nietzsche, che si apre appunto nel 72 con La nascita della tragedia e potremmo dire arriva, se vogliamo, fino alla fine degli anni 70, fino al 79. E questo periodo sarà segnato dall'amicizia con il grande musicista Richard Wagner. Vedete, gli incontri di Nietzsche sono celebri e con dei giganti della cultura, in questo caso della musica europea. È il periodo wagneriano, come lo definiscono alcuni studiosi di Nietzsche.
un'amicizia fortissima con Wagner, che come quasi tutte le amicizie di Nietzsche, a causa del carattere folle, spigoloso già di per sé, ma poi progressivamente folle di Nietzsche, come tutte le amicizie, sarà rotta in modo irreparabile, trasformandosi da amore in odio. Richard Wagner e sua moglie Cosima lo ospiteranno in questi anni molto spesso nella loro abitazione. Addirittura Nietzsche, dicono i biografi, sono bellissime biografie di Nietzsche di cui poi vi parlerò, aveva una stanza presso l'abitazione dei Wagner e frequentava costantemente l'abitazione di Wagner, tanto che la musica e l'immaginario di Wagner entrano anche nella nascita della tragedia. Nella nascita della tragedia ci sono pagine intere sulla musica e sulla musica di quel tempo, la musica di Wagner in particolare, come una musica capace di risvegliare il dionisiaco, di risvegliare da questo sonno, da questo letargo nella quale lo aveva gettato tutta la cultura occidentale fondata sul razionalismo, l'elemento irrazionale appunto simboleggiato dal dio dell'ebbrezza, dal dio dell'orgia, dal dio del... come possiamo dire, del caos irrazionale, degli istinti e delle passioni, diciamo, più anche animalesche, come Dioniso. Non a caso il simbolo del dionisiaco è il capro, è un animale, il caprone, è la capra, no? Il caprone sacrificato è l'immagine di apertura dei riti dionisiaci. E del resto tragedia, sapete da dove viene, ragazzi? Da tragos odie, il canto del capro. Tragos, il capro, odie, canto del capro, tragedia viene da lì. Quindi ha a che fare col dionisiaco. Tragedia è un genere letterario e teatrale che ha a che fare col dionisiaco, dirà Nietzsche. Ma poi ve ne parlerò quando faremo la nascita della tragedia. Solo per dirvi che questa opera rompe con l'idea che la razionalità e l'ordine avessero, diciamo, fossero la cifra della classicità. 69-79, primo periodo wagneriano segnato da quest'opera fondamentale del 72, la nascita della tragedia. Ma Nietzsche comincia ad ammalarsi nel 79, comincia ad accusare delle emicranie sempre più forti, non riesce a concentrarsi, non riesce più a svolgere il suo ruolo di docente e deve abbandonare giovanissimo, pensate, è solo il 79, giovanissimo, gli studi universitari e la carriera. È un baby, oggi diremmo, scusate la battuta, un baby pensionato. Diventa un baby pensionato dell'università, è pensionato praticamente a poco più di 30 anni e lascia Basilea per cercare climi più miti e una situazione anche più serena, perché a Basilea cominciava a farsi dei nemici. Sapete chi insegnava a Basilea? Il grande storico, non so se ve ne ho mai parlato, mi sa l'anno scorso ve ne parlai quando studiamo il Rinascimento, Jacob Burckhardt. Avete presente Jacob Burckhardt? Un grande storico del Rinascimento che insegnava in quel momento a Basilea. Sapete perché ve lo cito? C'è una storia, un aneddoto anche triste, allo stesso tempo triste e però anche allo stesso tempo che ci strappa un sorriso inevitabilmente, perché questo Burckhardt era, oggi lo chiameremo un barone universitario, era una grande autorità dell'Università di Basilea, e Nietzsche voleva entrare nelle sue grazie, ma non perché volesse fare carriera, che la carriera l'avrebbe fatta per suoi meriti, diciamo, di intellettuale, ma perché aveva grande, diciamo, apprezzamento, stima per questa figura così importante della cultura tedesca, della storiografia dell'Ottocento, Jacob Burckhardt. E Nietzsche cerca di entrare nelle grazie di questo Burckhardt, ma Burckhardt, un po' di puzza sotto il naso, come alcuni appunto baroni universitari, non se lo fila tanto. Nietzsche ci rimarrà molto male per questo, e questo ricordo del rapporto mai nato con Burckhardt se lo porterà dietro, tanto che quando impazzirà, diventerà completamente pazzo, dopo il 1888, e scriverà delle lettere, che sono lettere tragiche, commoventi, ma bellissime allo stesso tempo, sono le lettere della follia, i cosiddetti biglietti della pazzia, che scriverà da Torino, dove viveva in quegli anni. Ci sono anche delle lettere a Burckhardt, e in una di queste lettere che vengono inviate appunto a Basilea Burckhardt, arrivano in mano a Burckhardt, e questo si rende conto che Nietzsche è impazzito, dopo ve ne parlerò, e consegna questa lettera come prova di una, appunto, della pazzia e della urgenza di intervenire e di andare, diciamo, a prendere Nietzsche a Torino e di portarlo in una casa di cura, in un istituto. Questa lettera sarà proprio, diciamo, il segnale, il campanello d'allarme che poi sarà consegnata a un amico di Nietzsche a Basilea, uno dei pochi amici che gli erano rimasti, che poi lo andrà a prendere a Torino, allarmato proprio da questa lettera a Burckhardt. Sapete cosa c'era scritto in questa lettera?
Nietzsche praticamente si definiva come Dio, scrive sono Dio, poi scrive a Burckhardt, mi scuserà professor Burckhardt se in questi, in questa mia, come dire, carriera di professore universitario non sono riuscito a occuparmi di questo e questo, ma ero più ero impegnato ero, mi sono stato impegnato fino a questo momento a costruire a come dire a costruire a definire a ad edificare il mondo essendo io Dio, non ho potuto occuparmi di altro. Cioè una lettera folle, una lettera che ovviamente fa scattare, come dire, un campanello d'allarme. Questo si definisce Dio, dice che era stato impegnato, come dire, a costruire il mondo, a fare il mondo, quindi non aveva potuto pensare ad altro. Questo prende la lettera, la porta a un amico che si chiamava Overbeck, un vecchio amico di Nietzsche, e questo gli dice: guarda, Nietzsche è completamente impazzito, mi è arrivata questa lettera, fai qualcosa. E questo, che era uno che voleva molto bene a Nietzsche, questo Overbeck, uno dei pochi amici che aveva a Basilea, parte, lo va a prendere e va a Torino. Ma di lettere della follia ce ne sono altre che ci fanno capire lo scivolamento verso il baratro della pazzia di Nietzsche, verso il buio. Per esempio, durante appunto questo decennio di cui vi ho appena parlato, era diventato molto amico di Wagner e della moglie, Cosima, e probabilmente della moglie si era innamorato. Tanto che scrive nelle lettere della follia anche delle lettere a Cosima Wagner, e in queste lettere si firma Cristo, si firma Dioniso, io dice in un'altra, io sono tutti i nomi del mondo, dice di essere Alessandro Magno, Napoleone, dice sono tutti i nomi del mondo. Questo per dirvi, ragazzi, che una parte della vita di Nietzsche è segnata dallo scivolamento verso la follia, ma non deve ovviamente questo, come dire, condizionare il nostro giudizio sulle opere di Nietzsche, che fino a un certo punto non sono opere di un folle, ma sono opere di un grande pensatore. Cioè la follia è stata spesso utilizzata, anche strumentalizzata, per raccontare Nietzsche. La follia è parte di una fase finale della vita, e anche forse, diciamo, del pensiero di Nietzsche, che non può essere, diciamo, una fase, non può essere elusa, non può essere tralasciata, ma le sue opere sono esenti, diciamo così, dalla, come dire, dalla pazzia. Le sue opere di cui noi parleremo sono frutto di un grande sforzo, di una grande volontà appunto di distruggere, di distruggere e di rinnovare il pensiero occidentale. Dopo il 79 vive fra l'Italia, la costa Ligure, la riviera Ligure, la costa Azzurra, quindi la costa francese, e la Svizzera. Una specie di triangolo geografico fra la Valle Engadina, l'Engadina dove oggi St. Moritz, lago di Silvaplana, una bella valle oggi rinomata, al tempo meno, della Svizzera, l'Engadina. La riviera Ligure, Rapallo, Genova, è spesso lì, ama molto le località marittime. E la Costa Azzurra, la Francia meridionale. E in questo specie, se voi prendete la cartina, una sorta di triangolo, egli trova una grande, diciamo, tranquillità. E sono infatti di questi anni, sono gli anni Ottanta praticamente, no? Dall'inizio degli anni Ottanta del Settecento fino al 1888, sono gli anni del secondo periodo, potremmo dire del periodo della maturità di Nietzsche, di un pensiero nicciano propriamente detto. In questo periodo, ragazzi, di questo periodo fanno parte le due opere sulle quali noi ci soffermeremo per appunto comprendere il pensiero di Nietzsche della maturità. La Gaia Scienza del 1872 e Così parlò Zarathustra del 1883, scritto appunto e pensato fra l'Italia meridionale e l'Italia, la Liguria, quindi la costa Ligure, e la Svizzera. Ripeto, 1882, la Gaia Scienza. 1883, Così parlò Zarathustra, TH Zarathustra, Zarathustra, ok? Così parlò Zarathustra. Forse il capolavoro, ma anche l'opera più enigmatica, più difficile, complessa di Nietzsche. Un'opera che rinnova non solo la filosofia, come ovvio, anzi la distrugge, ma è un'opera che rinnova lo stile di scrittura, di cui dopo parleremo, perché lo stile di Nietzsche non è uno stile tradizionale, ovviamente. Egli rifiuta lo stile tradizionale, il trattato filosofico, e la filosofia di Nietzsche è una filosofia antisistemica, che non può dunque adottare il linguaggio del sistema, ma ne adotta un altro. Qual è lo stile di Nietzsche che ha reso celebre Nietzsche? L'aforisma.
il pensiero breve, il frammento. Sembra, è incredibile, sembra quasi tornare alle origini presocratiche, il frammento, la frase, il pensiero breve, oppure la poesia in prosa, una poesia libera, sì, la poesia scritta in prosa, una prosa poetante, hanno detto alcuni una filosofia poetante, quasi, no? La poesia in prosa, quella che poi sarà, caratterizzerà anche alcuni poeti del Novecento straordinari come Dino Campana, per esempio. Quali sono le del secondo periodo? 1879-80, 1888, quasi tutti gli anni 80 dell'Ottocento. Sono, ragazzi, è questo il periodo della cosiddetta, potremmo dire, filosofia del mattino, come la chiamerà lui, cioè il mattino di una nuova epoca, potremmo dire, l'alba di una nuova epoca, no? Che alla quale seguirà la filosofia del meriggio, cioè il pomeriggio, la piena maturità, diciamo, no, di questo periodo, che è paragonata a un pomeriggio, così come l'inizio è paragonato a una mattina. E potremmo dire che la Gaia Scienza è l'opera che meglio rappresenta questa filosofia del mattino, questa filosofia di una luce nuova che illumina, diciamo, il cammino filosofico di Nietzsche, di un'alba nuova attraverso la quale, diciamo, lui si libera di tutta la filosofia del passato e potremmo dire la ne fa piazza pulita con un colpo di spugna. Mentre lo Zarathustra è la filosofia del meriggio, cioè è il compimento di quel percorso iniziato appunto della Gaia Scienza, che è l'opera nella quale, per essere chiari, per andare subito al cuore, Nietzsche comincia quella distruzione della metafisica, che in parte l'ha già iniziato nella tragedia, nella Rascita della tragedia, ma solo in parte, attraverso comunque una, come possiamo dire, un'opera che non è pienamente filosofica, perché è un'opera anche sulla letteratura, sulla tragedia. Nella Gaia Scienza inizia quella distruzione della metafisica di cui vi ho parlato prima. È lì il mattino. La filosofia del mattino inizia quando l'idea di verità muore, scompare, e l'uomo è liberato da ogni prospettiva oltremondana, ragazzi. Questo cosa vuol dire in poche parole? Che nella Gaia Scienza c'è l'annuncio della morte di Dio. È lì che si urla Dio è morto, titolo anche di una splendida canzone dei Nomadi, poi rifatta da Guccini. È un titolo nietzschiano. Dio è morto è l'urlo dell'uomo folle protagonista della Gaia Scienza. Il protagonista della Gaia Scienza, in una pagina memorabile che poi vi leggerò, annuncia Dio è morto. Ma quel Dio è morto non è una volgare affermazione di ateismo. Non è la ribellione iconoclasta a Dio. Sapete cos'è no? L'atteggiamento iconoclasta, di distruzione dell'immagine? No! È l'affermazione, ragazzi, della fine di ogni verità. In quella parola Dio non c'è solo il Dio delle religioni, c'è l'idea di verità su cui si era fondato il pensiero occidentale. C'è l'idea di morale, c'è l'idea di ragione, c'è l'idea di Dio, certo anche, ma anche tutti i suoi surrogati. Ci sono tutte le ideologie, le filosofie della storia. C'è tutto ciò che abbiamo visto praticamente negli ultimi 2 anni che abbiamo fatto insieme. Quello è Dio, è l'idea di verità. Quindi Dio è morto vuol dire è finita la verità, inizia che cosa? Il nulla, nichilismo. Nietzsche è il padre del nichilismo, un nichilismo che però vedremo non è rinuncia alla vita, ma è ricostruzione della vita attraverso la, come possiamo dire, accettazione di una vita che è solo terrena e non è più oltremondana. È l'invito a vivere qui e ora, senza più verità, ricostruendo un universo nuovo della morale, una nuova etica, una nuova gamma di valori legati all'esperienza sensibile, al corpo, all'istinto, alla passione. Ripeto, la morte di Dio, che poi ampiamente indagheremo, è la fine di ogni verità, cioè la fine di ogni prospettiva filosofica, religiosa, morale, che presuppone, che si fonda sull'idea di verità. Ora questa verità la possiamo chiamare in molti modi, ma non cambia la sostanza. La vita e la filosofia organizzate, strutturate su questa idea. Facciamo degli esempi. La ragione cartesiana, lo spirito hegeliano, la libertà e la, come dire, la moralità assoluta kantiane, le religioni.
Dio della religione ebraica, della religione cristiana, della religione islamica, la verità, come dire, individuata nella figura di Dio. Questo vuol dire morte di Dio, fine di tutta questa prosperità, vivere come se la verità non fosse qui davanti a noi, ma fosse in un al di là, fosse in una dimensione altra, spostata, non qui davanti a noi sulla terra, ma posta in una dimensione altra. Liberarsi dalla prospettiva oltremondana della verità vuol dire, secondo Nietzsche, riappropriarsi della vita. E infatti uno dei motti di Nietzsche sarà vivere restando fedeli alla terra, non più vivendo come se la verità non ci appartenesse, come se fosse lontana. Questa è la prospettiva oltremondana, metafisica. Non come se la verità fosse una dimensione altra di idee, no? L'iperuranio platonico, di divinità, le religioni tradizionali, di libertà. Il liberalismo, la democrazia, il socialismo erano tutte correnti politiche della modernità che devono essere spazzate via, perché si fondano sull'idea di un fine verso cui tendere. Non c'è più un fine ultimo verso cui si tende, ma c'è la vita nella sua contingenza e nel suo ripetersi continuo come vita terrena. Poi lo vedremo meglio. Comunque questo per dirvi che la mattina c'è la morte di Dio, nel pomeriggio c'è la comparsa di un altro uomo, di un uomo che sa vivere senza la verità. E questo altro uomo si chiama Superuomo ed è il protagonista dello Zarathustra. In questo straordinario decennio Nietzsche, cioè, distrugge la metafisica e nella Gaia Scienza fa annunciare all'uomo folle la morte di Dio, e nel pomeriggio fa arrivare, fa apparire sulla scena del mondo un nuovo profeta che personifica la nuova umanità. Zarathustra è il superuomo, l'uomo oltre la vecchia umanità. In tedesco si dice Übermensch, che significa uomo oltre, può essere tradotto con uomo sopra, ma anche uomo oltre, cioè oltre cosa? Oltre la vecchia umanità, oltre il vecchio modo di vivere degli esseri umani. E Zarathustra porta questo messaggio a un uomo che l'uomo folle solo annuncia. L'uomo folle dice: finita la verità. Zarathustra dice: sono arrivato per dirvi di rimanere fedeli alla terra. Sono arrivato per dirvi che non c'è più bisogno di Dio, che possiamo vivere restando fedeli alla terra senza credere più a nessuna prospettiva oltremondana, rifondando completamente una nuova moralità, trasvalutando, rovesciando tutti i valori e riappropriandoci così di quell'esistenza che il pensiero, potremmo dire, occidentale, che ha inventato, potremmo dire, l'idea di un mondo altro, ci ha tolto. Quell'esistenza che la metafisica ci ha tolto, portando la verità su un piano superiore altro e dicendo, dichiarando che la vita sensibile è una vita falsa, è una vita illusoria. La vita falsa, la vita illusoria del mondo sensibile, proclamata da Socrate, proclamata da Platone, è invece la vita vera. La vita sovrasensibile, la vita ultraterrena, la vita falsa. Questo è quello che Nietzsche fa urlare, fa affermare ai suoi personaggi, fa addirittura urlare all'uomo folle. Ma poi vedremo come si arriva a questo annuncio. Comunque, 1879-1888, tra Francia, Italia e Svizzera, Nietzsche scrive i suoi due capolavori. Peraltro, appunto, lo Zarathustra lo pensa quasi interamente lì, sulle rive del lago di Silvaplana, in Engadina, dove era solito passeggiare tutti i giorni, è lì che ha le immagini fondamentali dello Zarathustra. Bene, nel 1888 si trasferisce a Torino. Nel 1888 si trasferisce a Torino. Torino è una città, se andate a Torino ci sono ancora i luoghi nietzschiani, un caffè su Via Po dove lui andava molto spesso e dove forse scrive interamente Ecce Homo, che è una delle sue ultime opere, la sua abitazione vicino Palazzo Carignano, dove c'è una targa, non c'è più l'abitazione, oggi credo ci siano uffici, però c'è una targa che ricorda il periodo di Nietzsche a Torino. È a Torino che Nietzsche impazzisce definitivamente. È a Torino che Nietzsche viene colto dalla follia. C'è il famoso episodio del cavallo, avete mai sentito l'episodio del cavallo? Adesso ve lo racconto. È piuttosto tragico questo episodio, però è la prima testimonianza del crollo psicofisico di Nietzsche. Un giorno in mezzo alla strada a Torino sta passeggiando, come fa molto spesso, era ospite presso una famiglia, Nietzsche. Una parte della casa di questa famiglia di Torino era stata affittata
a Nietzsche. Usciva molto spesso, vi dicevo che uno dei suoi ultimi testi lo scrive interamente in questo caffè di Torino, un caffè su Via Po molto bello. Sta girando, sta passeggiando per Torino, vede una carrozza con dei cavalli, che sta per partire, e il cocchiere che frusta, no? Frusta i cavalli per farli andare, per farli trottare, per mettere in marcia, diciamo, in movimento la carrozza. Quando assiste a questi cavalli che vengono frustati, a questa scena, ha un crollo, è famosissimo, lo raccontano tutti i biografi, urla, inizia a piangere e si avventa su questi cavalli e li abbraccia. Abbraccia questi cavalli urlando e piangendo, e poi a un mancamento sviene. La scena di Nietzsche che abbraccia, si avventa sui cavalli e li abbraccia, quasi a volerli proteggere dalle frustate di questo cocchiere, e poi sviene, privo di sensi, è una scena terribile, perché chi la racconta di Nietzsche in preda alle convulsioni, poi svenuto, viene portato a casa, entra in una fase molto difficile della sua vita, anche dal punto di vista proprio della salute fisica e mentale. E quei giorni a Torino in cui recupera da questa crisi sono giorni molto difficili. Nietzsche li passa a casa, suona spesso il pianoforte e scrive delle lettere, scrive quei famosi biglietti della follia di cui vi ho parlato prima, e invia queste lettere a un sacco di persone, anche famose, Burckhardt, Cosima Wagner. Sapete a chi invia anche delle lettere? Al re d'Italia. Invia delle lettere al re d'Italia. In quel momento Torino è la... No, non è più la capitale, è già Roma la capitale, ma è la città, una delle città più importanti, e comunque la città sabauda per eccellenza. Invia delle lettere a Umberto I di Savoia, che è in quel momento il re d'Italia, e questi biglietti della pazzia poi raccolti sono la testimonianza di un periodo molto difficile. A Cosima Wagner scrive firmandosi Dioniso, a Burckhardt scrive firmandosi Dio, dice sono tutti i nomi del mondo. Insomma, si rivela attraverso queste lettere la follia di Nietzsche. Una di queste lettere arriva, diceva, Burckhardt, che la consegna a Overbeck. E a quel punto Overbeck si rende conto che la situazione è critica e va a Torino e lo va a prendere. L'incontro di Overbeck con Nietzsche, raccontato dai biografi, è commovente, bellissimo. Overbeck era uno dei pochi amici che Nietzsche aveva avuto nella sua vita. Ne aveva avuto anche un altro, ma poi si rivelò un amico, come dire, temporaneo, esattamente come era stato per Wagner, con cui i rapporti finiscono, vi ho detto, dopo quel decennio, anche perché lui lo accuserà di decadentismo, di romanticismo. Lo accuserà anche nel suo periodo, vi ho detto, della maturità, nel periodo della filosofia del mattino, accuserà Wagner di essere un decadente, di essere un romantico, di non dire più nulla alla cultura europea. Quindi lo attaccherà frontalmente. Un altro amico che si era fatto negli anni di cui vi ho parlato, negli anni 80, negli anni successivi a Basilea, per intenderci, era un tale Paul, scritto Paul, anzi Paul perché è tedesco, Re, R-E-E. Perché è così importante questo Paul Re? Perché questo Paul Re era anche legato all'unica donna con cui Nietzsche probabilmente aveva amato e con cui aveva avuto anche una relazione sessuale, penso l'unica donna di Nietzsche, Lou Salomé. Lou si chiamava Lou Salomé, era un'intellettuale russa espatriata dalla Russia razzarista, che insieme a questo Paul Re aveva avuto insieme a Nietzsche un rapporto profondissimo di amicizia e di amore, tanto che tra i tre era nata una specie di ménage à trois. Sì, c'è anche un film bellissimo che si intitola Al di là del bene e del male, un film, diciamocelo chiaramente, ai limiti della pornografia, in cui appunto si racconta il triangolo amoroso fra Paul Re, Lou Salomé e Friedrich Nietzsche. Negli anni 80 aveva avuto questo amore fortissimo per Lou Salomé. Che fine aveva fatto Lou Salomé dopo questa relazione insieme a Paul Re e a Nietzsche? Aveva sposato Paul Re, aveva abbandonato Nietzsche e l'aveva lasciato nella disperazione. Nietzsche aveva sperato di frequentare più a lungo questa Lou Salomé. A un certo punto Lou Salomé abbandona Nietzsche, si sposa con Paul Re, e per Nietzsche sarà una ulteriore tremenda delusione. Dopo la rottura con Wagner, dopo la rottura con Lou Salomé e Paul Re, dopo questa
parentesi, che aveva fatto illudere Nietzsche di aver trovato la felicità nell'amore per questa donna, per questa ragazza. La rottura di questa relazione getta Nietzsche nello sconforto. Nietzsche non avrà più amici praticamente. L'unico forse che si ricordò di lui sarà proprio questo Paul Re, scusatemi, questo Overbeck, a cui aveva, appunto, a cui era arrivata questa lettera inviata nell'89 da Torino. È chiaro, ragazzi? Quindi le lettere della pazzia hanno anche una funzione importante. Hanno la funzione di accendere un campanello di allarme che poi, diciamo, sarà raccolto, sarà ascoltato da Overbeck, che partirà per Torino nell'89 proprio e lo andrà a prendere. Torniamo all'incontro fra Overbeck e Nietzsche, è molto bello. I biografi lo raccontano così: Nietzsche in quei giorni dopo la crisi del cavallo è a casa, suona spesso il pianoforte, si dilettava, dichiarava anche di essere un musicista, in realtà era un musicista e un compositore, piuttosto era scarso come musicista e compositore, tanto era grande come pensatore, come scrittore, è un grande scrittore Nietzsche, era scarso come musicista e compositore, comunque suona, si diletta a suonare il pianoforte. Overbeck parte dopo che Burckhardt gli ha consegnato questa lettera dove c'era scritto "io sono Dio", parte, va da Basilea a Torino con il treno, arriva a casa di questa famiglia dove Nietzsche era ospite, entra nella stanza dove Nietzsche e lo trova, ragazzi, lo trova mentre suona il pianoforte, lo trova mentre sta suonando. Nietzsche vede quest'uomo entrare, non lo riconosce subito, poi a un certo punto si ferma, scoppia a piangere, va a abbracciarlo, lo riconosce, scoppia in un pianto disperato. Overbeck decide di prenderlo, diciamo, in custodia e lo porta nuovamente a Basilea e poi da lì in Germania lo consegna alla madre di Nietzsche, che era molto anziana ma era ancora viva. Così si ricongiungono i destini della famiglia Nietzsche. Dopo l'89 quindi torna in Germania e viene prima curato da un istituto e poi preso in custodia proprio dalla madre, e poi negli ultimi giorni della sua vita, negli ultimi proprio anni della sua vita, sarà preso in custodia dalla sorella Elisabeth quando la madre morirà. Quindi Overbeck lo porta a Basilea, poi da lì lo riporta a Basilea, poi da lì va in cura in Germania, prima a Jena, poi a Weimar, di nuovo a Weimar, la città dove vivrà la sorella e dove appunto aprirà dopo la sua morte l'archivio Nietzsche. Friedrich Nietzsche muore nel 1900 e negli ultimi anni della sua vita non sa neppure più come si chiama. È ormai un vegetale. Ci sono delle foto impressionanti di Nietzsche con questi baffoni enormi, le trovate se voi scrivete su internet Nietzsche ultimi giorni, con questi baffoni enormi, con questo sguardo perso nel vuoto. Ce n'è una famosissima dove è praticamente davanti alla sua abitazione seduto su una sedia con una coperta fino al collo e con questo sguardo perso nel vuoto. Nietzsche non sapeva più chi era e non sapeva più nulla della sua opera, era ormai capace di intendere e di volere, ed è questo ancora più tragico se pensate che in quegli anni i suoi libri cominciano a essere i libri più letti nel mondo. Nietzsche è già diventato uno dei filosofi più famosi del mondo quando è ancora in vita, non dovrà aspettare come Schopenhauer di essere, diciamo, morto. I suoi libri cominciano a essere letti, lo Zarathustra è un testo che viaggia, stampato in tutte le lingue. La nascita della tragedia è un grande classico, la Gaia Scienza è il testo fondatore del nichilismo. Nietzsche è famosissimo, ma non se ne rende più conto. È ormai nella notte della follia e muore mentre è già il filosofo più famoso del mondo, senza rendersene conto, nel 1900. Come avete visto, questa vita è molto movimentata, è fatta di tre grandi periodi: il periodo giovanile della tragedia wagneriano, il periodo della maturità, abbiamo visto, segnato dalle due grandi opere che vi ho citato, il periodo della filosofia del mattino e del meriggio, il periodo della follia, dopo l'88, di cui ricordiamo appunto soprattutto questo scivolamento lento verso il baratro della follia, ma in cui escono anche delle opere. Di Nietzsche ancora nei momenti di lucidità scrive, e scrive un'opera come Ecce Homo, per esempio, che è un'opera anche molto autobiografica e molto importante per capire il periodo torinese. Ecce Homo, ecco l'uomo, si intitola così, Ecce Homo, un'opera proprio del periodo, il periodo successivo all'88-89, quindi un periodo, diciamo, nel periodo torinese, ok?
Quali sono i temi fondamentali della filosofia nietzscheana? Ve li elenco brevemente e poi ci fermiamo. Ok? Cerchiamo di schematizzare, poi la prossima volta inizieremo a parlare del periodo della tragedia e quindi cominciamo a sviluppare la prima grande, diciamo, questione, il primo grande tema della filosofia nietzscheana. Il primo grande tema, ragazzi, della filosofia di Nietzsche è quello della distruzione della metafisica occidentale. Quindi nella filosofia nietzscheana si assiste a una distruzione di ogni prospettiva metafisica e di tutti gli elementi ad essa connessi. Quindi la morale è tutta, come dire, quella filosofia fondata sull'idea di un fine ultimo da realizzare, di una verità da cogliere, di un bene da realizzare. Quindi la metafisica occidentale è la morale legata alla metafisica occidentale, sia la morale religiosa, sia la morale, diciamo, filosofica, razionalista, potremmo dire così, no? Cioè il bene che scaturisce dalla ragione, sia il bene che scaturisce da Dio, sia il bene che scaturisce dalla ragione, sono falsi miti da distruggere, perché figli appunto della prospettiva oltremondana, propria della metafisica. Quindi, distruzione della metafisica occidentale, il primato del corpo sulla ragione, la riscoperta del corpo, che certo era già stata di Schopenhauer, ma che Nietzsche riprende con maggiore forza, arrivando così a rovesciare uno dei, potremmo dire, pilastri della modernità, l'idea del razionalismo, della ragione trionfante, lo rovescia. È il corpo più della mente, e il corpo sono i sensi, le pulsioni fisiche più che la mente, a caratterizzare la vita nella sua pienezza, la riscoperta della vita. Tanto che Schopenhauer in gioventù, cioè nel periodo, per intenderci, di Basilea, aveva letto Il mondo come volontà e rappresentazione di Schopenhauer e ne aveva tratto grande, come possiamo dire, esaltazione, grande gioia. Addirittura scrive un suo amico: mi ha insegnato a vedere come il mondo, leggere il mondo come volontà, leggere Schopenhauer, perché mi ha aperto gli occhi sul fatto che siamo volontà, siamo desiderio fondamentalmente, siamo corpo, siamo desiderio corporeo. Ma mentre la volontà porta Schopenhauer alla disperazione, la volontà porta Nietzsche alla gioia. È una visione positiva e ottimistica della volontà. La volontà è bella, la volontà è riscoperta della vita. Terzo tema, la distruzione, la filosofia di Nietzsche, cioè la rottura e la distruzione di ogni filosofia fondata su un fine ultimo. Quella che in filosofia si chiama teleologia. Vi ricordate questa parola? Teleologia, da telos, fine. Tutte le filosofie della storia, fondate sull'idea che la storia avanza verso un fine, sono figlie della metafisica occidentale e quindi vanno spazzate via. E va recuperata invece una dimensione spontanea, legata all'immaginazione, legata alle, potremmo dire, agli istinti, che nulla ha più a che fare con la visione ordinata teleologica della storia, della filosofia moderna. Vi faccio un esempio: la filosofia hegeliana, il marxismo, la filosofia di Kant, o tutte le filosofie che pongono un fine ultimo, come può essere la liberazione umana in Marx, il raggiungimento del sapere assoluto in Hegel, addirittura andando a ritroso nel tempo, la conoscenza delle idee in Platone. Tutte le filosofie che pongono alla loro radice un fine ultimo sono filosofie legate alla prospettiva oltremondana e quindi una filosofie che ci chiedono di rinunciare alla vita terrena, alla vita qui e ora, alla vita come contingenza, come momento, come attimo. Quindi la distruzione della metafisica, la vita come corpo più che come ragione, la rottura con ogni teleologia e con le culture politiche della modernità. La democrazia, il socialismo, il liberalismo sono tutte teleologie. La democrazia è la dottrina fondata sul raggiungimento dell'eguaglianza, il liberalismo sull'idea della libertà individuale, il socialismo sulla liberazione e l'emancipazione del lavoro. Sono tutte filosofie e dottrine politiche fondate sul telos e quindi sull'idea che la verità sia un fine ultimo da raggiungere. Mentre per Nietzsche questa prospettiva va scomposta, destrutturata. E Nietzsche, come è evidente, è un fautore dunque dell'idea di un uomo solo, di un individualismo esasperato che si lega a un'idea aristocratica e individualistica, potremmo dire così, della vita.
L'uomo, nel senso aristocratico, nel senso di aristocrazia spirituale, di aristocrazia intellettuale, l'uomo di Nietzsche, che poi sarà il superuomo dello Zarathustra, è un uomo isolato, è un uomo oltre, oltre l'umanità e contro forse l'umanità, contro il suo tempo. Perché un uomo che vive così è un uomo per forza isolato. È un uomo che predica nel deserto, è una specie di profeta isolato che predica. Infatti lo Zarathustra è il nome di Zoroastro, profeta iraniano della, come possiamo dire, della, delle religioni ancestrali persiane. Zoroastro, avete mai sentito parlare della religione zoroastriana? È un'antichissima religione persiana, odierno Iran. Zoroastro era un profeta di questa religione fondata appunto sul recupero, la riscoperta della corporeità, del desiderio, della fisicità, degli istinti. Una religione contro le religioni tradizionali, le religioni positive, le religioni fondate appunto sulla rinuncia al corpo, sulla rinuncia, sulla sofferenza, sul peccato. Tutte, potremmo dire, condizioni di, appunto di, quelle di quella prospettiva oltremondana che ci chiede la rinuncia alla vita terrena qui e ora. Invece quello è il recupero della vita qui e ora. Un uomo che vive così, un uomo isolato, è un aristocratico dello spirito e quindi è inevitabilmente un uomo ostile a tutte quelle correnti politiche che professano invece l'egualitarismo. Su questo non ci piove. Possiamo dire che benché Nietzsche sia lontano dalla politica, i valori che egli propugna sono evidentemente valori anti-egualitari e aristocratici. Questo è poco ma sicuro. Ecco perché sarà in parte amato da una certa, diciamo, cultura anche spiritualistica, irrazionalistica, antimoderna, e sarà avvicinato dai nazionalsocialisti, dal nazismo. Sarà catturato dal nazismo, perché in fondo il nazismo si nutriva delle correnti irrazionalistiche, si nutriva dell'odio verso la rivoluzione francese, verso la modernità sorta dalla rivoluzione francese, l'odio contro l'egualitarismo, l'odio contro le correnti, diciamo, del liberalismo, del socialismo, si nutriva di tutto questo. E non è un caso dunque che Nietzsche sia stato, a torto, non a ragione, badate bene, usato dal nazionalsocialismo. Questo è un tema molto interessante che può essere anche oggetto di un collegamento d'esame, è chiaro? Può essere oggetto di un collegamento d'esame, il rapporto fra Nietzsche e la cultura nazionalsocialista. La distruzione dei valori che egli propugna, se impugnata politicamente, può essere in parte pericolosa, perché propugna la distruzione dei valori su cui si è fondata la democrazia occidentale. Il concetto di libertà, di uguaglianza, sono valori per Nietzsche inutili, sono fini inutili a cui non bisogna sacrificare l'esistenza, per cui non bisogna combattere. E quindi questo ci fa capire come una certa lettura di Nietzsche non sia poi una lettura, come possiamo dire, totalmente folle, benché, ripeto, si tratti a mio avviso di un'appropriazione indebita. Ma la cultura nazionalsocialista si nutriva di questo rapporto conflittuale con la modernità, col razionalismo, con la cultura nata, potremmo dire, dalla rivoluzione, dalle rivoluzioni moderne, in particolare dalla rivoluzione francese. L'uomo di Nietzsche è un uomo quindi aristocratico, anti-egualitario, il superuomo distrugge, si mette, come dire, in una posizione, diciamo, di totale rottura nei confronti dell'egualitarismo e delle, possiamo dire, culture politiche della modernità, la cultura politica democratica, quella liberale, quella socialista. È un uomo oltre questi valori e queste, diciamo, queste tradizioni. E non è un uomo solo, diciamo, contro i valori tradizionali, contro i valori, diciamo, borghesi, ma contro tutti i valori, tanto che la trasvalutazione dei valori, il rovesciamento dei valori, è, come dire, trasversale alle classi sociali. Non è una, come dire, una rivolta contro i valori borghesi o contro i lavori o contro i valori proletari, è una rivolta contro i valori umani del moderno, siano essi borghesi liberali, siano essi proletari socialisti, ok? È l'idea di un recupero della vita nella sua, potremmo dire, immediatezza, nella sua contingenza. Questi sono i temi fondamentali, quindi, della filosofia di Nietzsche, che si suddividono nei vari periodi della sua vita,
che abbiamo visto e che si inverano nelle opere che vi ho accennato. Le opere che ho accennato in questa lezione sono anche le opere di cui parleremo, quindi la Gaia Scienza, quindi la nascita della tragedia, quindi la Gaia Scienza, lo Zarathustra. Vedremo se faremo degli accenni a Umano, Troppo Umano, un altro bellissimo testo di Nietzsche, e vedremo magari qualche scritto anche del periodo torinese. Voglio solo leggervi un piccolo brano, un piccolo frammento della Gaia Scienza che secondo me dice molto rispetto a quello che già abbiamo accennato qui. È ovviamente l'opera che apre la filosofia del mattino, quindi l'opera che apre la distruzione della metafisica occidentale. Sentite un attimo e poi concludiamo. Ragazzi, ascoltate. Noi filosofi e spiriti liberi, lo spirito libero è un'altra immagine che Nietzsche userà spesso nel periodo della filosofia del mattino. Noi filosofi e spiriti liberi, alla notizia che il vecchio Dio è morto, ci sentiamo come illuminati dai raggi di una nuova aurora. Il nostro cuore ne straripa di riconoscenza, di meraviglia, di presentimento, d'attesa. Finalmente l'orizzonte torna ad apparirci libero, anche ammettendo che non è sereno. Finalmente possiamo di nuovo sciogliere le vele alle nostre navi, muovere incontro a ogni pericolo, ogni rischio dell'uomo della conoscenza è di nuovo permesso. Il mare, il nostro mare, ci sta ancora aperto dinanzi. Forse non vi è ancora mai stato un mare così aperto. La morte di Dio apre la navigazione a vele spiegate, a vele aperte, in un mare libero, senza rotta, aperto. Quindi l'idea di una navigazione nuova che comincia, eh?